nei reparti di degenza. Servizio televisivo. Con abbonamento telefonando al numero 335-79-81-968. Si possono visionare canali analogici come Rai e Mediaset, satellitare e digitali terrestri. È previsto il passaggio quotidiano di un addetto in tutti i reparti di degenza. Il canale interno 0 può essere visionato gratuitamente. Servizi di supporto. Ufficio relazioni con il pubblico e di pubblica tutela. Ci si può rivolgere per ottenere informazioni, segnalare disservizi, formulare suggerimenti ed esporre i problemi per i quali si richiede la soluzione. Gli uffici posti al primo piano del blocco C sono a disposizione dell'utenza dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, con orario continuato. Il recapito telefonico è lo 02 81 84 45 26. Ufficio attività commerciali e marketing. Posto al piano R del blocco B, al quale il paziente può rivolgersi per il ricovero a pagamento, al fine di scegliere il professionista di fiducia e ricevere prestazioni alberghiere differenziate nel comfort. Il numero di telefono è 02 81 84 41 42. Archivio clinico. È situato al piano -1, blocco D, sportello 9, con accesso diretto. È aperto da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30. Nel rispetto della riservatezza, il paziente ricoverato o la persona da lui delegata possono inoltrare richiesta di copia della cartella clinica. Archivio radiologico. Situato al piano -2 del blocco D. Lo sportello è aperto da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15. Nel rispetto della riservatezza, il paziente ricoverato o persona da lui delegata possono richiedere in visione le radiografie effettuate, compilando un apposito modulo e previo versamento di cauzione, che varia in base alla documentazione radiografica. Ufficio accettazione e ricoveri. È situato al piano T del blocco B. Ingresso del pronto soccorso. Rilascia su richiesta certificazione di ricovero. Servizio di volontariato. All'interno dell'ospedale operano vari gruppi di volontari costituiti da persone formate per aiutare gratuitamente i degenti per tutte quelle esigenze quotidiane che esulano dall'assistenza medico-infermieristica. La loro attenzione è rivolta in particolar modo agli anziani, ai malati gravi, alle persone sole e in difficoltà. I volontari sono riconoscibili dal cartellino apposto sul camice e possono essere contattati rivolgendosi al caposala del reparto di riferimento oppure tramite l'ufficio relazioni con il pubblico. Centro di salute e ascolto per le donne immigrate. Servizio di mediazione linguistico-culturale. Il centro offre assistenza sanitaria, sociale e psicologica a tutte le donne straniere e ai loro bambini. Tali prestazioni sono garantite da un'equipe di personale ospedaliero e mediatrici culturali. Gli orari di apertura sono i seguenti: martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 17. Situato al piano -1, blocco D, e il numero di telefono è lo 02 89 18 10 40. Attività di animazione. Presso il reparto di pediatria sono presenti volontari, animatori ed educatori professionali che intrattengono i piccoli degenti facilitandone il soggiorno in ospedale. Servizi accessori. Banca. È situata al piano T del blocco D. È aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.45 alle ore 15.45.
offre inoltre un servizio bancomat con uno sportello adiacente alla banca e uno sportello presso l'atrio centrale. Bar. È situato al piano R del blocco C, nell'atrio principale. Aperto da lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 19, il sabato dalle ore 7 alle ore 18 e i festivi dalle ore 10 alle ore 18. Punti di ristoro. Al piano T del blocco B e al piano S del blocco D è possibile trovare dei distributori di bevande calde, fredde e snack. Edicola. È situata presso il bar. È previsto il passaggio quotidiano in tutti i reparti di degenza di un addetto alla distribuzione di quotidiani e riviste. Telefoni. Sono presenti in tutti gli ingressi principali e presso alcuni reparti e servizi, funzionanti con monete o schede telefoniche. A disposizione dell'utenza sono attivate postazioni internet. Le relative schede sono reperibili al bar. Posto di polizia e polizia locale. È situato al piano T del blocco B, nell'atrio del pronto soccorso, sicurezza e sorveglianza. Viene svolta attività di sorveglianza su tutto il plesso ospedaliero 24 ore su 24. Norme comportamentali per i degenti e i visitatori. Norme comportamentali utili per rendere più confortevole il soggiorno in ospedale. Visitatori. È indispensabile rispettare gli orari di visita dei pazienti al fine di permettere lo svolgimento della normale attività assistenziale e favorire la quiete e il riposo degli altri degenti. Non disturbare i ricoverati, in modo particolare durante l'orario di riposo. Non affollare le stanze di degenza con un eccessivo numero di persone. Per questo si consiglia di non superare 2 visitatori per degente. Si ricorda inoltre di parlare a bassa voce, di non appoggiare indumenti o borse sui letti liberi o occupati e di non utilizzare servizi igienici interni alle stanze di degenza. Degenti. Qualora desiderasse allontanarsi dal reparto di degenza, è pregato di segnalarlo al personale di assistenza. È assolutamente necessario rimanere nella propria stanza durante gli orari della visita medica, della somministrazione della terapia e dei pasti. Non è consentito tenere piante e fiori nelle stanze di degenza. Non è consentito l'uso di farmaci, non prescritti dal medico ospedaliero, per possibili effetti di interazione con le terapie in atto. È assolutamente vietato fumare in ospedale. Dimissione. Al momento della dimissione dall'ospedale sarà rilasciata la lettera di dimissione da consegnare al medico di famiglia, nella quale saranno riportate tutte le informazioni relative al ricovero, alle terapie da effettuare a domicilio e alle successive visite di controllo. Nel caso in cui avesse la necessità di tornare al proprio domicilio attraverso un servizio di ambulanza, a suo carico potrà rivolgersi al personale di assistenza. Le auguriamo una serena permanenza, auspicando la sua pronta guarigione. A San Paolo non troverete miracoli, ma competenza e comfort. Efficienza e umanità. Sai cos'è l'isola di White? Cercare di stare in salute. Ecco. L'isola di chi ha negli occhi il blu della gioventù, di chi canta hippie hippie hippie.